La bicicletta, le vittorie, ma soprattutto la fede, sempre testimoniata e vissuta come servizio generoso al prossimo. Questo era il mondo di Gino Bartali, come riemerge da Ti stacco e poi ti aspetto, un audiolibro che raccoglie scritti del grande campione e di chi l'ha conosciuto, letti da nomi noti come Carlo Conti e Franco Bitossi e meno noti. Io sono di Ponte a Ema, un sobborgo di Firenze. Adesso ci sono le motorette che vanno su e giù, ma allora, quando ero ragazzo, andava soltanto in bicicletta. Tenevo regolarmente ogni anno un'agendina dove scrivevo tutto ciò che mi pareva necessario ricordare. Dalle situazioni in corsa ai trucchi degli avversari, dai consigli alle fregature. Fu l'amico Emilio Berti a portarlo dal cardinale Lia Dalla Costa, che gli spiegò quello che aveva intenzione di fare. Bisogna cercare di aiutare tutti coloro che, a causa di questa sciagurata guerra, ingiustamente e innocentemente soffrono. Proprio l'opera di salvataggio degli ebrei durante l'occupazione nazista, portando sotto la sella documenti falsi tra Firenze e Assisi, gli valse il titolo di Giusto tra le nazioni. Abbiamo scoperto ulteriormente quell'uomo di fede, di grande fede e al tempo stesso di grande riservatezza, no? Perché una sua frase celebre è che il bene non va detto, è bene che le medaglie siano affisse nell'anima più che sulla giacca, no? Alla presentazione dell'audiolibro anche il Cardinal Montenegro, alla sua ultima uscita da presidente Caritas Italiana, curatrice con Rete Europea Risorse Umane della collana dedicata alle grandi personalità del XX secolo. Anche la Bibbia parla spesso della fede come una gara da compiere, è un traguardo da tagliare. Allora Bartali ha saputo mettere insieme quella che era la sua professione e ha saputo mettere insieme il suo desiderio di cristiano. Noi lo vediamo come campione, ma credo che nella vita di tanti ha fatto il gregario.